Buonasera a tutti, io sono Erika Vecchietti che insieme col mio socio, collega, fratello, eccetera, Julian Bogdani, lavoriamo già da un po' al Dipartimento d'Archeologia dell'Università di Bologna e abbiamo anche dal 2008 uno studio associato, quindi tutte queste sperimentazioni, cioè tutto quello che dirò viene da una profonda discussione con lui e anche con i nostri referenti in Dipartimento. Ringrazio il dottor Gianoglio per averci dato la possibilità, averci, plurali a noi stati, non perché sono come il Papa, ma perché parlo anche a nome di Julian Bogdani, per averci dato la possibilità di parlare. E, io la prima cosa che devo premettere è che sono rimasta assolutamente esterrefatta. Un dato che non conoscevo era quello relativo ai blog di archeologia, che hanno un peso infinitamente piccolo rispetto alla veicolazione dell'opinione italiana. Forse questo, insieme alle cose di cui cercherò di rendervi partecipi tra poco, è anche un segno della scarsa autostima di noi archeologi italiani, cioè perché vogliamo avere così poco peso nella società. Cerchiamo di farlo. Adesso è anche il momento, peraltro, in cui l'opinione pubblica comincia già ad avere, sta cominciando, gli italiani si stanno un po' muovendo, forse dietro la necessità innescata dalla crisi. E cosa si intende per public archeology? È un marasma, diciamo, di semantico, la public archeology, diciamo che il tema che qui vorrei approfondire per quanto brevemente è quello del rapporto tra archeologia e pubblico. Fischia? No, adesso sono un po' più lontano. È quello che riguarda il rapporto tra archeologia e pubblico, cioè la divulgazione archeologica che può essere fatta ovviamente attraverso sistemi molto differenziati da quelli più tradizionali, libri, opuscoli, libri illustrati, cataloghi di mostre. Grazie, tendo ad aderire troppo, ma anche attraverso metodi anche più mediaticamente pesanti, come le trasmissioni, come in paesi europei ci sono delle doc fiction dedicate all'archeologia, che sicuramente hanno più capacità di captare l'attenzione del pubblico. E pubblico inteso come, permettetemi il modo un po' socialista di introdurre questa cosa, consumatore di prodotti culturali. E, come un ricettore il quale, se giustamente veicolato, è in grado di avere un peso nell'opinione pubblica e attraverso il peso dell'indice di gradimento del pubblico anche far avere un peso nell'opinione pubblica della nostra disciplina dell'archeologia. Non è un comizio. Abbiamo avuto alcune occasioni di marketing molto significative e la cosa che più mi fa pensare, mi interrogo sulla colpa che abbiamo noi archeologi di tutto questo, è che la televisione, il cinema ci hanno veicolato immagini dell'archeologia tutto sommato positive. Quello dell'archeologo del grande pubblico è l'archeologo che salva l'antico vaso dell'amaro Montenegro, prima salvava il puledrino, adesso salva i musicisti, comunque stessa tipologia di elementi svantaggiati. È Giacobbo che ha un successo enorme, è Alberto Angela che ha un successo enorme, ereditato anche dal padre che è un ottimo divulgatore, c'è Indiana Jones che non ha bisogno di nessuna presentazione. Nonostante questi modelli sostanzialmente positivi veicolati dalla televisione, veicolati dal cinema, ciò nonostante io mi sono recentemente sentita dire, ma chissà quante volte, da un geometra di un comune del nord Italia, quindi non un sobborgo di Canicattì, chiedo scusa se qualcuno di Canicattì, che l'archeologo sì è bello, però è meglio se non c'è perché non appena arriva ci ferma i lavori. Questo è profondamente sbagliato, profondamente derivante da una vecchia concezione dell'archeologia, di cattivi rapporti tra gli organi della soprintendenza e i privati che erano responsabili delle opere pubbliche, che non capendosi e sforando nella propria autorità da una parte o dall'altra, non si sono capiti e hanno generato quello che adesso è il sacro terrore dell'archeologo nei cantieri. Quindi sembriamo una scossa a testa che tutte le volte che arriva lì per forza fermi i lavori e fa spendere centinaia di milioni di ruspa. Non è vero. Vi dirò una cosa strana in ambiente accademico, strana in ambiente cattedratico, io non lo sono, preferisco la fantarcheologia al disinteresse per l'archeologia, cioè preferisco che uno mi dica salvo le piramidi perché le hanno fatte gli UFO piuttosto che non me ne frega niente delle piramidi, l'interesse è già qualcosa.
E c'è anche da chiedersi, come dire, in questo panorama in cui l'economia europea sta andando a scatafascio, diciamo l'economia globale, perché non si può più parlare di economia meramente europea, e noi ci rendiamo sempre conto, lamentiamo tagli alla cultura, perché comunque la cultura non è quella, complice anche diciamo la scarsa attenzione verso la cultura dei nostri precedenti governi, diciamo che non è stata foraggiata, nella cultura molto spesso ha dato eccessivi momenti di ritorno da questo punto di vista. Quindi lamentiamo tagli alla cultura, lamentiamo l'abbandono delle aree archeologiche, perché è indubbio che molte aree archeologiche sono deserte, non per disinteresse spesso di chi le governa, perché molto spesso non sono inserite in circuiti turistici e culturali che le possono valorizzare, ma abbiamo noi archeologi una qualche colpa? Secondo me non siamo esattamente esenti da ogni tipo di responsabilità, perché noi paghiamo una generazione, forse più d'una, di decenni in cui i beni culturali sono stati fulcro di interesse meramente cattedratico, cioè di una ristretta cerchia di persone che sostanzialmente si parlava addosso, quindi senza nessun tipo di apertura verso il pubblico, lasciatemi dire pubblico perché è bello avere un ascolto dal punto di vista dell'opinione, anche di qualcuno che non è solo un appassionato ma è anche un cittadino comune, e un decennio in cui i beni culturali, purtroppo, i beni archeologici in particolare, sono stati trattati come delle proprietà private dei funzionari della soprintendenza. Io non ho niente contro le soprintendenze, però è abbastanza noto che spesso i dati degli scavi, anche vecchi di 20-30 anni, sono ancora chiusi nei cassetti dei vari ispettori che si arrogano il diritto di non poter liberalizzare. Questo è oggetto di dibattito anche piuttosto acceso recentemente, e non a torto. E qui questo, diciamo, va poi a chiudersi col sia al declassamento che all'insegnamento della storia nei programmi ministeriali, sia tutta una serie di aspetti negativi che vengono costantemente dati alla cultura, che sembra appunto un pozzo senza fondo che debba per forza essere considerato sempre un investimento improduttivo. Ma non solo. Anche nel mondo dell'università non si è mai dato il giusto peso ad un curriculum di formazione che formasse appunto delle persone esperte nella divulgazione, e quindi gli istituti culturali stessi hanno sempre demandato la parte di divulgazione, la parte di comunicazione a dei privati, oppure l'hanno gestita sempre in maniera estemporanea, non da professionisti, e questo ha ha ancora di più chiuso il cerchio di quello che è un dialogo sempre tra una ristretta cerchia di persone, perché la comunicazione va fatta da persone che la sanno fare, sicuramente la faranno meglio. L'archeologia adesso è, e la sua, diciamo, la gestione di un bene archeologico, la gestione del patrimonio archeologico, è un'operazione che va per forza gestita a livello multidisciplinare, quindi ci vogliono coloro che creano i contenuti, che sono gli archeologi, coloro che li sanno comunicare, così come coloro che sanno fare modellazione, che sanno creare ambienti virtuali. Non è detto che i vari settori di studio possano essere tangenti l'uno con l'altro, ma comunque ormai è una disciplina che non può essere gestita da una sola persona. Come vi dicevo prima, una delle principali problematiche è che manca, soprattutto nelle università, un corso di studi o una serie di corsi o degli indirizzi che orientino verso la divulgazione. Questo è un problema che si sta facendo, anche questo ci sta facendo pagare le conseguenze. Non sono qui per darvi delle soluzioni, sennò magari sarei già alla presidenza di qualche ministero, però nella mia carriera di aver visto un sacco di musei vuoti, non solo quelli allestiti da me, insomma, mi ha fatto un po' pensare a quali possono essere gli spunti che possono servire a creare un'immagine dell'archeologia che sia più dinamica, più allettante. Scusatemi se sembra che io debba vendere un prodotto, in realtà è se l'archeologia e gli archeologi non riescono a vendere se stessi, non avranno mai il peso che si meritano di avere nella società, non avranno mai un riconoscimento professionale, non avranno mai quello che
è il riconoscimento di un ruolo dell'archeologo che è un vero e proprio stakeholder sociale, perché ha un potente impatto nella gestione del territorio, nella gestione del patrimonio storico, sia quello fuori terra sia quello ancora interrato, quindi è importante prendere coscienza del fatto che ci occupiamo, cioè anche dire che noi ci occupiamo di una materia molto importante, ma dirlo coi mezzi che le persone sono abituate con cui sono abituate a ricevere informazioni. Adesso il tipo, dal punto di vista sociologico, il messaggio deve essere sempre molto immersivo dal punto di vista della comunicazione. Adesso le persone non guardano più la televisione, la fanno televisione, ci sono i reality che hanno sostituito i vecchi programmi per cui c'era un presentatore che parlava al pubblico. Adesso le persone comuni fanno televisione e questa sorta di partecipazione e questa capacità anche aumentata dalla rete come cassa di risonanza per cui sembra che le persone possano avere un impatto sul pubblico, è anche la molla che ha fatto scattare tante consapevolezze attraverso i blog, attraverso l'informazione via internet, tante consapevolezze su quello che in Italia non stava funzionando e che hanno portato, un caso eclatante dell'attualità degli ultimi mesi, il Movimento 5 Stelle di Grillo ad avere uno share che prima sarebbe stato impensabile. È lo stesso processo di presa di coscienza attraverso la rete, attraverso la conoscenza, attraverso un certo tipo di divulgazione di un qualcosa che andava storto, un qualcosa che poteva essere migliorato. Lungi da me dal fare un'apologia di Beppe Grillo, però ho saputo usare i tasti giusti. E quindi dal punto di vista, tornando a bomba sul tema dell'archeologia, il tipo di fruizione che forse è più adatto al ricreare, a risvegliare l'interesse del pubblico verso l'archeologia è un tipo di fruizione tipo immersivo, quindi bene l'archeologia virtuale, benissimo la realtà aumentata, deve migliorare, però siamo sulla strada per. Bene le ricostruzioni olografiche, per esempio, meglissimo l'utilizzo di avatar che creano nelle persone l'immedesimazione e una sorta di accompagnamento durante la visita del sito. Tutti diciamo, sistemi di archeologia virtuale tridimensionale che possono poi essere affiancati ai più tradizionali sistemi di archeologia sperimentale, anche questa molto immersiva, con anche la partecipazione dei visitatori, piuttosto che di ricostruzioni, o sia di strutture che di oggetti, o le rievocazioni storiche, anche quelle sono molto creano molto coinvolgimento, quindi lasciano un'impronta molto potente sul pubblico. E il coinvolgimento del pubblico, oltre a far da cassa di risonanza per avere dell'archeologia un'opinione diversa e più potente nell'opinione pubblica, e serve anche per creare, suscitare una sorta di educazione civica, che purtroppo adesso non c'è più nelle scuole, però a far crescere un senso comune del patrimonio archeologico che dovrebbe essere il più possibile condiviso. E quindi ciascun si spera, nella più rosa delle ipotesi, poi ci sarà sempre le dovute eccezioni, che i cittadini sensibilizzati possano contribuire alla conservazione e alla protezione dell'eredità archeologica, quindi diventando essi stessi controllori. C'è un'esperienza molto bella di un GIS che fece un ragazzo che conosco in Puglia, in cui si segnalavano anonimamente delle effrazioni e quindi dei danneggiamenti abusivi al patrimonio archeologico, e lui stesso si meravigliò per il fatto che questa specie di GIS era una semplicissima schedina da compilare con la localizzazione e una breve descrizione, e lui stesso si stupì di quante persone abbiano aderito a questa iniziativa. Quindi vuol dire che il seme della responsabilità c'è, bisogna in qualche modo diffonderlo e far sì che diventi dominante. Ho molta fiducia negli esseri umani. Quindi altre linee percorribili a fianco appunto di un diverso peso e di un maggiore di una maggiore enfatizzazione del ruolo dell'archeologia virtuale all'interno dei percorsi museali, percorsi dei siti archeologici, è il suscitare, il coinvolgere la collettività, la cittadinanza all'interno dei progetti di scavo, soprattutto quelli in ambito urbano, che creano dei grossi problemi a livello di vita comune, chiudono delle strade, chiudono delle piazze, quindi creano dei disagi. Il modo per ripagare i cittadini del disagio è perlomeno restituire loro, almeno dal punto di vista della conoscenza, il maltolto, comunque quello che è stato il loro disagio.
partecipazione che deve essere comunque sempre regolamentata, appunto per non confondere il ruolo dell'archeologo professionista, che comunque ha dietro un percorso di studi, o dal volontario. Le due cose non si devono in nessun modo sovrapporre, che se no si ritorna alla deregolamentazione che abbiamo avuto fino adesso. Promuovere dei progetti di valorizzazione soprattutto basati sul web, anche questi che generalmente crescono in modo molto condiviso, come possono essere i blog, come possono essere i portali web, magari quelli che contengono in sé dei form di segnalazione di emergenze culturali, di ricette, qualunque cosa che possa essere di valorizzazione del territorio. Questo è un portale web di Grumento Nova in Basilicata, che il mio socio mi ha fatto di recente. Grumento.net, l'ho messo solo a carattere esemplificativo, ma ce ne sono tanti. Il dare voce a coloro che generalmente non ce l'hanno, quindi il pubblicare il più possibile lavori, tesi di dottorato, tesi di laurea, tesi di specializzazione che normalmente non entrerebbero nei canali di finanziamento accademico, questa è una cosa a cui tengo molto. E noi siamo piccoli editori, microscopici editori, che però pubblicano a bassissimo costo le tesi di studenti, ne abbiamo molto nel Dipartimento di Archeologia di Bologna, con una tiratura molto bassa, quindi a costi accessibili, rompendo il legame che c'è tra i finanziamenti accademici e le opere che possono venire pubblicate, appunto per poter dar voce democraticamente anche a chi normalmente non ce l'avrebbe nei consigli di Dipartimento. E l'introduzione di corsi e di laboratori di didattica di qualità all'interno delle università, in modo da formare dei professionisti che siano in grado di portare avanti questo discorso di una divulgazione di qualità, che è alla base appunto di tutto quel processo di sensibilizzazione di cui con cui vi ho tediato per il precedente quarto d'ora. E la rottura degli schemi tradizionali entro cui l'archeologia era di solito mostrata, quindi portarla nelle piazze. Questo è un evento che è stato messo in piedi il 26 maggio in Piazza Santo Stefano a Bologna, in cui abbiamo portato fuori dal Dipartimento di Archeologia tutti gli strumenti e abbiamo fatto in modo che il pubblico, che passava, peraltro era una giornata di pedonalizzazione del centro urbano, quindi c'era una forte partecipazione di persone, mi ha fatto in modo che loro potessero usarli e quindi si rendessero conto di quelle che erano le armi tecnologiche dell'archeologo sul campo e soprattutto in area urbana. E l'utilizzo di strategie di marketing territoriale, cioè inserire il sito archeologico, l'area archeologica all'interno di un percorso che non è solo strettamente archeologico o strettamente culturale, ma che unisce tutte le emergenze del territorio su cui il sito archeologico insiste, creando proprio dei veri e propri club di prodotto, cioè delle filiere di qualità culturale, enogastronomica, territoriale, turistica, eccetera, che possano far rete tra di loro, quindi enfatizzando facendo in modo che i visitatori possano essere attratti da una offerta polivalente del territorio e quindi siano in qualche modo veicolati e siano più soddisfatti della loro visita. Grazie a tutti.